Amici di Simonello, bentornati in questo nuovo video. Allora, è da un po' di tempo che non ci vediamo, scusatemi, ma da qui in avanti sarò più costante con i video. Allora, oggi sono qui per fare insieme a voi un recap dei miei giochi che mi hanno regalato a Natale. Allora, partiamo. Buon Natale innanzitutto, perché non ci siamo vediamo da un po'. Allora, partiamo. Questa è la macchina di Kit Kazum. Non lo so se lo conoscete, ma è un Super Jinx. È da un po' che la volevo. Poi, Diario di una schiappa, bel colpo. L'ho già letto tutto perché è molto bello, molto molto. Ve lo consiglio. Poi, Viaggio alla scoperta dell'Italia, mille meraviglie di Geronimo Stilton, bellissimo, non l'ho ancora letto perché voglio aspettare un pochino, intanto stavo leggendo l'altro. Poi abbiamo il pupazzo di Tsubasa, perché mi sono appassionato a Capitan Tsubasa. Voi se siete adulti lo conoscete come Ollie e Benji, perché qui in Italia si chiama Ollie e Benji, sono stati tradotti i nomi, ma adesso c'è stato il remake con una versione un po' più moderna e con i nomi in giapponese. Poi vedete che sto indossando questa bellissima maglietta, la terza maglia del Milan, con il nome di Tonali, me l'ha regalata il mio zio, con anche i pantaloni abbinati. Poi mi hanno regalato questa penna stilo con un quaderno. Dopo ancora mi hanno regalato Paper Dinastia, un fumetto di Zio Paperone, tutti i personaggi di Paperino. Poi c'è questo, Dama, Tria e Scacchi, tutti e tre messi insieme. Poi abbiamo, vabbè, queste sono le cose di riserva della penna stilo. Poi abbiamo il 13° volume di Capitan Tsubasa, il 14° volume, il 15° volume, il 16° volume, il 17° volume, il 18° volume, il 19° volume e il 20° volume e infine il 21° volume. Poi, ultimo ma non meno importante, mi hanno regalato il puzzle di Buckingham Palace, ragazzi. Allora, innanzitutto adesso io e il mio papà andremo a montarlo, però lo vedrete nel resto del video, lo vedrete completo. Adesso sto cercando di aprirlo, ma non riesco un po'. Duro. Fa papà che è più forte. Comunque, amici di Simonello, vi stavo parlando di questa maglia che io avevo già ricevuto anche la prima, il mio compleanno, ero andato a personalizzarla col nome di Leao. La volevo di Decathlon la prima, ma solo che non c'era lo zero. E allora ho preso Leao, ci ho già fatto anche un video. Bene, allora noi adesso ci lasciamo per il momento qua e ci vediamo tra pochissimo per vedere il puzzle completo. Ciao! Un saluto amici di Simonello, siamo tornati in questo video per la seconda parte. Allora, eccoci qui dopo 4 giorni di lavoro intensi, sfruttando il mio papà, io e il mio papà ce l'abbiamo fatta e papà purtroppo aveva il mal di schiena, poverino, però lui è riuscito a stringere i denti e ce l'abbiamo fatta. Purtroppo sono passati 4 giorni perché noi l'avevamo montato senza la base inferiore e allora era venuto tutto storto e non riuscivamo a mettere il tetto. Allora l'abbiamo dovuto rifare e ce l'abbiamo fatta. Quindi ecco qui l'opera terminata. Buckingham Palace, eccolo qui con ben 216 pezzi, amici di Simonello, era tantissimo con il cancello, qua la nostra facciata principale e via. Poi
Spero vi sia piaciuto questo contenuto che ho portato un po' diverso dal solito, ma ora parliamo un pochino del Milan, amici di Simonello, che giocherà il 4 gennaio contro la Salernitana alle 12:30, la prima partita degli apertura del campionato. Allora, vi auguro buon anno, amici di Simonello. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di mettere tanti pollici in su, zero pollici in giù, fare un mondo di visualizzazioni e noi ci rivediamo sempre qui sul mio canale YouTube, alla prossima! Ciao! Ciao ciao!